Benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qua su The Sims 4. Come potete vedere, proprio già così a caso, ho proprio cambiato totalmente la casa. Quindi devo farvi vedere sia la casa, ma vi devo dare altre due buone notizie. Che cosa sono queste buone notizie? Se noi andiamo, ecco, il telefono rompe già le scatoline, quindi abbasso un attimo la bellissima cosetta, molto molto carina. Allora, se andiamo su simbologia, vabbè, qua l'avevo tutto tranquillo. Tra 16 giorni diventa adulto Nicola, tra 13 giorni invece diventa adolescente. Non vedo l'ora di vedere adolescente perché è un bellissimo bambino. Quindi immaginate un po' quanto bellissimo, no, non proprio, devo essere sincero, però beh, nel senso. Però vedete Clarissa, Clarissa, Clarissa. Vedete? Deve diventare adulta. Vedete questa bara che sbrilluccia? Significa che è il momento di diventare adulta. E un'altra cosa. Gravidanza, terzo trimestre. Partorisce fra non si sa, quindi forse in questo episodio prima facciamo nascere il bambino, visto che non si sa quando nascerà. E in più, facciamo anche diventare adulta Clarissa. Quindi allora, c'ho un po' di bisogni, intanto vi faccio vedere la casa. Quindi bla bla bli bli blu bli bli bli, già potete vedere la sala, un po' a casina, diciamo, cioè non l'ho fatta troppo troppo carina. Qua anche, oddio, vedete, buri 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 buri. Ovviamente qua va in un giardino, non sapete quanto cavolo di tempo li ho fatti lavorare, ecco perché infatti Clarissa deve diventare adulta, appunto perché ci ho messo un sacco di tempo, però ho messo le cose di giornate lunghe mentre giocavo da sola, perché se no mi partoriva, diventava l'età e cose del genere, quindi appunto per questo. Comunque, di qua ho fatto una piccola cucina giusto per. E qua, beh, un bagno appunto giusto per. Poi, tari, 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 di. Sono due porticine, con un bellissimo corridoio con una porticina. Guardate un po', perché voi appunto dovete sapere che hanno fatto un aggiornamento. Lo so che ve lo sto portando anche abbastanza in ritardo, diciamo. Comunque, questo aggiornamento dovranno aggiungere i bebè. Quindi, lo vedremo magari nel prossimo episodio. Quindi qua, la stanza di Nicola, che poi condividerà con il suo fratellino barra fratellina barra fratellina barra sorellina. E qua appunto la stanza, che cavolo è? Cavolo è quella roba? Poi comunque la stanza è molto semplicissima. Ma che, ah, non ci posso andare, ok, quindi è solo decorativa. Che cattiveria, però sarebbe stato carino. Beh, comunque, quindi appunto ho cambiato un po' la casa e sopra cosa vi state chiedendo? C'è una bellissima cosina che dà appunto sopra, a parte tutto sto luogo, ma anche ci ho pensato un pochino, era molto molto carino secondo me questa idea, a parte che ho messo anche il cosino per il bebè, questa idea che con questa staccionata dava sulla cucina, comunque su un'altra parte della casa, molto molto carina, e questo è il fuori. Ditemi secondo voi se sotto nei commenti, beh, la parte di fuori è una merda, però va bene, non è un po', perché non si vede niente da fuori, perché vabbè. Comunque abbiamo anche ancora 9.996 simoleon. Come avete visto nel video precedente, io ho appunto, diciamo, preso, comprato dei game pack e dei staff pack, quindi poi li vedremo man mano. E visto che abbiamo quasi 10.000 simoleon, io direi di comprare queste cose. Quindi vediamo un pochino, quindi so, gelato. Ecco, macchina dei gelati. Eccola qua, quanto costa? 175, ok. Prendiamo questa blu, già che la cucina è blu, e in più volevo prendere anche mannaggia mannaggina, non mi ricordo che cosa volevo prendere, devo essere sincera. Ah sì, anche per intagliare le zucche, quindi tavolo,
Non lo so. Tavolo da gioco, cos'era? Attività per bambini. Ah, ok. No, a me interessava il tavolo. Tavolo da giochi in creazione. Cos'è? Ok, tavolo gioca pure. Ok. Boh, lo prendiamo. 235, che ce ne frega. Ok, mettiamolo un po'. Dai, mamma mia. Ok, almeno mettiamo anche delle sedie. Ok. Mettiamo delle sedie giusto così per il fuoco. Infatti ho messo il barbecue, ragazzi. Non sapete quanto cavolo di tempo ho giocato, eh. Proprio non vi potete immaginare, cioè, non sto scherzando. Ok, non so questa. Oh, se no mi sembra quella verde. Mettiamo un po' questa qui. Giusto così. E in più il tavolo appunto per intagliare le zucche. Ninnoli, bacino campagnolo. Ah, ok, me ne frega a me. Comunque appunto il tavolo per intagliare le zucche, insomma, non so di preciso come si chiama. Allora, proviamo a fare così. Andiamo qua, mettiamo pack e mettiamo quella che abbiamo noi, quindi appunto accessori da brivido. E in teoria se noi mettiamo tipo no decorazioni, ma forse attività e abilità, no, se c'è della di dolci e aromi che non ci interessa per il momento. Decorazioni non credo, bambini no. Un po' tipo mostra tutto che cosa ci dà e accoglie tutte queste cose, eccolo, possessione di intaglio di zucche, quindi non so se metterla nella sua cameretta o metterla comunque nella sala perché è una cosa carina. Io direi di metterla comunque nella sala. Qui potete vedere ho comprato anche un violino per Nicola, appunto. Perché, visto che è amante della musica, direi proprio di fargli una cosa del genere. Allora, intanto, allora, lei deve andare in bagno e deve anche mangiare. Quindi, intanto lui potrebbe anche cucinare qualcosina, in modo che fanno anche il pranzo. Vabbè, lei maccheroni e formaggio, formato famiglia. E lui cosa deve fare? I compiti li ha fatti per caso? Un po'. Oh, non ce l'ha proprio, non ce l'ha neanche. Ok, non lo so, quindi va bene. Intanto allora tu puoi andarti a esercitarti con il violino. Vediamo un pochino. Com'è bravo, va. Poi appunto, ripeto, in questo episodio magari facciamo partorire prima Clarissa e poi insomma vediamo un pochino come va la storia. Insomma, vediamo se farla andare d'età in questo episodio o no. Ok. Un pochino come bravo Nicola. Vai Nicola, dai che ce la fai. Wow, è la sua prima suonata, quindi direi proprio che anche se fa cagare va bene lo stesso. Acquisita l'abilità di creatività. Nicola può disegnare sul tavolo attività, può anche giocare con la casa delle bambole e il contenuto della scatola dei giocattoli. Ok, il contenuto della scatola dei giocattoli credo che sia quella tipo dei bambini, appunto. Non so se avete preso i 20 Sims 3 o robe del genere. E vorrei anche vedere se vanno direttamente tipo a mangiare sopra, magari sì, perché di solito un tavolo è vicino e quindi vanno direttamente al tavolo vicino.
Perché si è bloccato adesso? Ok. Quindi vediamo un po', chiama a tavola. So, you are. Tanto tu smetti di esercitarti, ti eserciterai dopo. E vediamo un pochino appunto se vanno direttamente sopra o cose del genere. Però ogni tanto c'è tipo questo bug che le persone si fermano, diciamo. Allora, vediamo un pochino se tipo io gli dico mangia, prova e ti fa sedere. Vediamo se funziona una roba del genere. Quindi lui che deve andare a prendere una porzione, dopo gli diciamo vai a sedere, questo perché mangia uova e toast, non lo so da dove l'ha cavolo preso, però quindi facciamo così, allora lui che già ce l'ha in mano si va a sedere e lei che lo deve prendere invece prende una porzione e va a sedere. Vediamo se funziona. Ok. Vediamo se tipo comunque ci vanno subito, cioè se glielo dico. Ok, Claudio ci sta andando. Ah, dag dag. Intanto Clarissa saluta, non so perché, però comunque funziona. Perché voi dovete sapere, ragazzi, che io prima ho provato, cioè ho provato comunque a fare il video, però Claudio si buggava e in pratica volava vicino a tutte queste finestre e non riusciva a rientrare. Ho provato comunque a tipo staccare, diciamo, un pezzo. In modo che poteva funzionare, però non funzionava veramente, ragazzi. E quindi Claudio rimaneva, saliva, scendeva, saliva, scendeva. In pratica non si capiva niente. E non capivo il motivo. Infatti, poi ho detto: vabbè, poi ci riproverò, diciamo. Perché veramente non funzionava e non so il perché. Però, vabbè. Quindi vediamo un pochino, poi facciamo esercitare ancora un po' Nicola al violino. Però Nicola può prendere i giocattoli parlanti per farli parlare. Non so dove prenderli, però questi cosi parlanti a caso. Però grazie mille. Appunto, quindi dopo facciamo ancora suonare un pochino il violino a Claudio e poi vediamo un pochino quando cavolo partorirà Clarissa. Say Pando. Simba Capool. Panay Panay. Ok. Mezzo. Ok, ripulisce e dopo va a fare. Appunto, abbiamo visto questo. Poi tipo poi lo vediamo. Allora, tu no, tu dovresti più che altro ripulire. Ah, no, sta facendo tutto il bambino. Bravo Nicola. Tu non devi fare niente, però ce ne manca una. Quindi vabbè, intanto riponiamo e direi di provare a preparare un gelato. Gelato alla vaniglia, gelato al pistacchio, gelato al cioccolato, gelato al limone, perfezione pura, sorbetto all'arancia, peso del mondo, yogurt alla pesca, niente scaglie di cioccolato. Menta con scaglie di cioccolato, non ho capito, niente scaglie di cioccolato e poi c'era gelato al bacio, gelato alle ciliegie, gelato dietetico, fragola, rose e gemelle, gelato alla liquirizia, che schifo, sorbetto al mango, gelato alla stracciatella, buono, menta infestata, yogurt alla banana, luna blu, sconvolgimento mentale, malaria vegetale, frutti di bosco, noci pecan, gelato alla marena, sorbetto arcobaleno, alito di drago. Ho capito, ma che schifo. Caffè arabico raggelante, gelato ricotta stregata, gelato napoletano. Gelato napoletano mi ispira, forse tipo vaniglia o latte con sopra le cose molto carine. Ok, io direi di fare un. Oddio. Dello yogurt alla pesca. Dopo, vediamo un pochino, va. Yogurt alla pesca, del buonissimo yogurt alla pesca. Vediamo un pochino come lo fa, anche per vedere questa novità. Ho fatto anche un po' di rima. Ok. Ok.
Sai che poi comunque ovviamente io già l'ho provato anche con altri, con altre cose, diciamo, robe del genere, ovviamente. Però ovviamente voi ancora non l'abbiamo visto ancora insieme, quindi direi appunto di provarlo. Non so cosa sta facendo Claudio lì dietro, però non me lo chiedete perché cioè, ormai questa famiglia è tutta pazza. Ok, allora. Perché più 160 che. Che ho fatto? Non lo so, raga. Non ho idea. Ok, vabbè, dai, vediamo un pochino. Ok, lo sta assaggiando, quindi credo che sia abbastanza pronto. No, che ancora non è pronto. Vediamo un pochino. Ok, intanto là Nicola si esercita molto malamente, direi. Però tipo, non si... sarebbe stato più carino, tipo, prendere lezioni di... Cioè, tipo, chiama qualcuno per dare lezioni a tipo quello. Ti prepara un contenitore di yogurt alla pesca che sta raggiunto il suo inventario. Ok. Ah, eccolo. Ok, allora lo mettiamo. Ok, stavo sbagliando, ho messo la visuale a destra. Ok. Ok, vedete com'è carino, quindi questo è girato io a pesca. E cosa possiamo fare noi con questo? Adesso ve lo spiego. Noi possiamo cliccare sopra, poi possiamo prendere un covo, prendere una ciotola, raccogli la porzione, buttarla, mettere nell'inventario, scegli la guarnizione, scegli la decorazione. La guarnizione, barretta di noci, bastoncini di cannella, bastoncini di menta, bastoncini di zuccherini, fette d'arancia, fette di banana, fiori di zucchero, foglie di menta, gaufre, non so cos'è, e fragole. Con la pesca, secondo me, i fiori di zucchero ci stanno. E guardate un pochino come sono carini. E quando andremo a prendere una ciotola o un cono, si vedranno queste decorazioni. Quindi è fatto molto molto bene questo soft pack. Poi, come guarnizione, decorazione, scusate, sì, decorazione, da ciliegie, zuccherini, sciroppo al caramello, panna montata, noci, un po' di liquido, cocco, latte già colato, liquido. Io direi panna montata. Ecco qua, ragazzi. Però, lo so che è iniziato adesso, ma secondo me dovrebbe essere il primo a prendere un cono gelato, veramente, perché essendo un bambino secondo me deve avere la priorità. Comunque se mi sentite tipo un po' male o robe del genere è perché comunque mi fa male la gola e sono anche attaccata col naso, diciamo. Voglio vedere, ah, voglio vedere come sono carini, tipo fiori di zucca con panna montata sopra e sì, di zucca, fiori di zucca. Sto facendo il pisolino, però io direi di prendere anche una ciotola e vabbè, guarda il film d'azione, però un attimo, almeno prendi una ciotola. Puoi andarti tipo a sedere qui, sei tranquillo, in modo che si mangia tranquillamente questo gelato. Voglio proprio vedere perché, ragazzi, è un'azione veramente molto molto carina. Questo stuff pack, ripeto, è fatto molto molto bene, quindi ve lo consiglio, anche molto simpatico e carino. Quindi vedete anche la ciotola com'è fatta. L'ho voluto comprare appunto per farvi vedere più cose possibili degli stuff pack e game pack. Magari nel prossimo episodio, quando sarà nato anche il figlio di Clarissa. Ah, ok, Claudio inizia a lavorare fra un'ora, ok. E anche sarà passata la vita a Clarissa. Insomma, nel prossimo episodio circa andremo a vedere un pochino anche il game pack di Gita all'aria aperta. In modo che abbiamo visto un po' tutti e due gli stuff pack e il game pack. E possiamo, insomma, ogni tanto andare a fare qualcosina di carino. Ok, ora Nicola mette questo coso qua, però non so se adesso tipo voglio provare a fare di gatto. Ah, ok. Zucca sghemba arancione, arancione pallido, verde e bianca. Per il momento facciamo arancione comunque, però è appunto, non so perché se tu sei deficiente, scusate, se è scemo che mette il violino davanti là e dopo non può fare le cose. Ok, cercherò un altro posto. Cercherò un altro posto. A proposito, non avevo visto se Claudio e Clarissa hanno degli incarichi del giorno, giornalieri, insomma. Allora, questo, beh, dai, lo mettiamo qua in modo che possiamo tranquillamente a lavorare lì. Quindi taglia la zucca, sghemba, arancione. Vediamo un pochino come funziona. Ovviamente io lo so, però vediamo un pochino insieme come funziona, va.
Che è una zucca gigante poi. Vediamo un pochino. Molto molto carino secondo me, anche se comunque ormai Halloween è passato, però ci sta secondo me di vedere queste cose molto molto carine. Poi vediamo anche zucca di gatto che non so veramente cosa fare, però per la casa delle zucche fatte da Nicola secondo me sarebbe una cosa molto molto carina. Vediamo un pochino, velocizziamo un po', se no ci mette troppo. Infatti ogni tanto si ferma, diciamo, si prende una pausa, anche una pausa di troppo, però. Un pochino. Ok, si trova al lavoro. A proposito, vediamo se lei ha. Serena Grasso vorrebbe venire da te per fare il tanto insieme. Allora, visto. No, te li chiamo io. Perché. Non mi interessa, devo dire la verità. Tipo, lei può riporlo sto robo? No, posso buttarlo via, allora niente. Vabbè, completato e raggiunti il livello 2 di logica. E ci manca pochissimo per avere una promozione. Ok, e infatti ho messo questo qui, quindi valuta le mosse magari. Quindi di logica credo che proprio vada. Vada. E lui invece consegue il livello 2 di un'abilità, quindi possiamo anche fare l'abilità di motore, insomma possiamo scegliere qualsiasi cosa, alla fine qualsiasi. Vediamo un pochino, magari anche qua no, qua. Ok, la creatività, uno sociale, vabbè, non ci interessa. Motoria, potere quello più alto. Passare al 2%. L'abilità motore è essenziale per tutti i bambini, ma invece di renderli capaci solo di camminare, correre e saltare, può concentrarsi sullo sviluppo muscolare precoce e sulla preparazione a una forma fisica vitalizia. A questo punto, lo sai che possiamo fare? Possiamo comprare questa palestrina, diciamo. Abbiamo ancora 9.000, non sappiamo come sprecarli, dai, sprechiamoli in questo modo. Quindi, come una palestrina. Tanto ci entra nel nostro giardinetto. No. Stellare X. Eccolo qua. Non so perché. Perché come devo stare per ricevere i bei voti? Non ce li ha più, quindi direi di ricomprare. Oddio. Non è di ricomprarglielo, diciamo. Ecco qua, in modo che quando ha finito la zucca vediamo anche un pochino questa cosa. Ah, l'ha finita? Bella! Perché spacca? C'è una candela, osserva. Mettiamola qua fuori. Perché no? Però non la posso ruotare. Allora, aspettate. Tipo la qua fuori, oppure la possiamo mettere nel giardino e fa luce. Qua, no, sarebbe carino qua sotto però, eh. Vediamo un pochino e visto che sta diventando notte, potremmo accendere anche la candela. Accendi la candela, vai! No, non la vuole accendere. Ah, ok, pensavo che l'andasse a accendere lui. E andiamo un po' con l'attività motoria, vediamo anche un po'. Oddio, è stanchissimo con lui, poveretto. No, è stanco, quindi vabbè, vai a dormire tu. Tu invece dove sei? Fai un pisolino durante il bagno? Ma cosa? Oddio, cosa ho fatto? Scusate. Ce ne sono da tutte le. Ah, ok, però sta. E però leggendo non sta andando, mi insomma, scusa, fai una doccia veloce in modo che dopo puoi andare subito a dormire. Cioè, che ragionamenti fa? Perché. Ah, oddio. Ah, ok, si è. Così, se l'è fatta addosso, diciamo, ecco. Ecco perché. Ok. Però ci sta mettendo da. Insomma, partorisci tra non si sa quante ore, però abbiamo superato i 20 minuti di registrazione, quindi. La mandiamo a letto e direi che possiamo fermarci con questo episodio.
Ok, perché si sta dilungando troppo, diciamo. Poi domani vediamo un pochino, anche perché domani è sabato. A proposito, perché oggi Claudio non è andato a scuola? Non lo so. Comunque, domani è sabato, quindi nel prossimo episodio faremo partorire Clarisse e la faremo anche passare d'età. Speriamo che, insomma, crescerà, cioè nascerà questo cavolo di figlio, cioè, perché sennò è una cosa impossibile. E facciamo anche passare d'età, facciamo anche migliorare Nicola con le cose. Deve fare anche i conti perché io l'ho ricomprato. Ma perché qua le luci non ci stanno eppure la luce c'è uguale? Che cavolo! Oh, ci sono le luci. Allora, luci automatiche e tutte le luci. Oh, mamma mia. Ok ragazzi, io direi che comunque possiamo fermarci qua con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!